È appena terminata la partita, la prima partita di giornata, con la vittoria del Panorama Bis per 1-0 sul Reale SKM. Federico Maestosi, oggi con noi a commentare questa partita. Buona la prestazione della tua squadra, ottima la tenuta difensiva, anche grazie ai nuovi acquisti, gli avversari molto pericolosi. Sostanzialmente una buona partita dove il rientro di Walter ancora una volta è stato fondamentale. Sì, il rientro del portiere è stato senz'altro una manna, perché senza il portiere era impossibile poter resistere anche in fase difensiva. E poi i nuovi innesti hanno dato più che altro ordine a tutta, diciamo, la squadra, e quindi l'assetto tattico è andato questa volta alla grande. Speriamo di fare più punti. 6 punti in 2 giornate, ottimo rullino di marcia quello del Panorama. Addirittura questa partita in cui fondamentalmente negli ultimi minuti non avete rischiato molto per diciamo la stanchezza fatta da padrona, anzi voi nel secondo tempo avete sprecato parecchie occasioni, parecchi contropiedi per poter raddoppiare. Sì, senz'altro, anche a causa del fatto che ci siano molti nuovi innesti e bisogna, ecco, riordinare soprattutto la fase offensiva e passare di più la palla in modo tale da poter segnare di più. Però la fase difensiva ha funzionato bene e siccome era importante portare una vittoria a casa e dei punti, alla fine abbiamo deciso di giocare un po' allo stile trapattoni catenacciari, come ha detto Moretti. Capitano, tu ormai intervieni in ogni intervista, nonostante io non ti voglia chiamare. Sì, qualcosa da aggiungere? Sono un fotobomba. Niente, oggi ci siamo difesi e i nuovi acquisti hanno fatto davvero molto bene. Una squadra catenacciara, sembrata l'Inter di Mourinho, scena contro il Barcellona, tutti in difesa. Davvero l'anticalcio, però così abbiamo ottenuto il risultato. E certo, abbiamo sprecato molte occasioni, un po' di egoismo, ma con l'amalgama futura riusciremo. Morelli, ma così non segni più, questo, Morelli. Infatti questo Morelli oggi molto meglio in difesa che in attacco. Ancora sei bloccato a quota 4. Sì, io mi sto sacrificando molto nella fase difensiva. Magari mi contate pure gli assist, i 7 in pagella, riusciamo ad arrivare a 10, così Sabba paga il Camelot. Ma non lo so. Quello è pricchio, quello è pricchio. Questa verrà tagliata. No, no, non tagliamo, non tagliamo. Okay. Va bene, grazie a tutti, grazie al Panorama e complimenti per la vittoria. E a dopo per le altre due partite di giornata.